Ciao a tutti ragazzi, sono Dio Rozza, bentornati sul canale. Oggi ragazzi, video un po' particolare perché lo sto facendo in trasferta, anche per questioni lavorative, però dovevo portarvi assolutamente il topolino classico di settimana, soprattutto perché è il 3480, dove all'interno ci sono queste super fantastiche mazzo di carte di Silvia Zicche. Ovviamente ragazzi, dovevo portare, dato che mi sono dovuto arrangiare, perché oggi facciamo un pack opening un po' diverso dal solito, nell'attesa di tornare poi a casa. Mi metto a registrare questo video, quindi spero che apprezzerete. Ovviamente ragazzi, se non siete iscritti al canale, è giunto il momento di cliccare in basso a destra e iscrivervi al canale. Quindi ragazzi, mi potete seguire, perché ho un po' di annunci da fare prima di partire. Potete seguire sui canali Telegram, ovviamente, vi potete iscrivere al gruppo, oppure se preferite mi potete iscrivervi o comunque seguirmi sulla mia pagina Instagram. Ragazzi, è estate ormai inoltrata, fa caldissimo, con la camicia devastante, però volevo dirvi che chiaramente magari ci saranno sicuramente fino al 12 agosto video, poi dopo probabilmente ci sarà una pausa di 2 settimane, ma adesso non lo so. Magari qualcosa ve lo carico anche quando parto, ma vediamo un attimino in base a quello che riesco. Se riesco a fare dei video un po' così anche dal mare, magari qualcosina mi invento. Comunque ragazzi, ora prima di partire, ultime cose, ho ripreso a scrivere appunto su mondo Pokémon, anche perché a breve uscirà un video molto interessante a tema Pokémon, tutto il progetto che ho promesso, quindi vi lascio il bannerone e il link in iscrizione, andate ovviamente a vedere il blog, dove ovviamente si parla a tematica Pokémon, anche su videogame, ovviamente sempre collezionismo, come avevo anticipato. Per cui ragazzi, adesso non ci resta che guardarci questo super topolino con le carte da gioco, ma prima ragazzi, sì. Eccoci di ritorno ragazzi, pack opening che non lo faccio classico ovviamente come vi ho promesso, ma andiamoci a vedere il pacchettino. Ovviamente ragazzi, non ho qua materiale disponibile, per cui dobbiamo un pochettino accontentarci, poi sicuramente il numero 3481 lo faremo in maniera canonica eccetera, contenuto che adesso vi faccio vedere chiaramente con calma, ovviamente il solito scotch. Ma prima ragazzi, analizziamoci e vi faccio vedere questo bellissimo cartoncino. Ragazzi, come potete vedere, è il super cartoncino, bella la rappresentazione. Ovviamente spero che vediate, nel caso mettete pausa se volete fare qualcosa di particolare. Questo è anche bello da tenere, lì il posteriore comunque c'è chiaramente il tutto quello che va inerente al mazzo nero che uscirà settimana prossima. Ma a noi oggi ci tocca il mazzo rosso, per cui ragazzi, prima di vederci il mazzo rosso, ci vediamo il super topolino, perché è comunque importante, una copertina dedicata alle stelle, quindi chiaramente un recupero appunto di questo. Ragazzi, vado subito nel fondo a vedere quello che è l'autore della copertina. L'autore della copertina ragazzi è, se non sbagliamo pagina, magari, il che è tutto molto bello, se non si incolla, ecco, è di Mastantuono, quindi molto bella questa copertina qua del topolino, appunto col telescopio Pippo e Topolino che sono le stelle, anche perché si avvicina la notte di San Lorenzo. Dunque ragazzi, ora ci vediamo e vi faccio vedere un pochettino a brevi lingue. Ragazzi, intanto Pokémon Scarlatto e Violetto, per cui seguite mondo Pokémon. Ovviamente ragazzi, qua abbiamo le storie che vi faccio vedere qui, Topolino e l'incubo di Corallo, l'episodio 3. Se non vi siete letto ragazzi, recuperatevi il 3479 e poi prima il 3468, dove c'è proprio l'inizio delle storie, quindi episodio 3. Paperini che è l'attore d'oro, episodio 2, molto bella anche questa storia, molto, mi è piaciuto molto l'episodio 1.
Poi c'è la finestra sul mondo classico, Paperino surf catastrofico, c'è una storia dello zio Paperone e la vacanza di convenienza, tema appunto estivo, e Topolino e il pianeta Lamingo, che era un pochettino lo sponsor, tra virgolette, la settimana scorsa. Ovviamente ragazzi, questa sarà Minaccia dello Spazio dal 17 di agosto, per cui molto molto interessante ragazzi. Breve sfogliato, Red Duncan c'è anche, che è questo miliardario, Red Duncan, che è questo miliardario che avevamo visto in Mega Ricchi, ovviamente riprende, per cui ragazzi ora è giunto il momento di vederci il mazzo di carte. Ragazzi, mazzo di carte ovviamente che sono illustrate da Silvia Zicche, ogni anno più o meno più estivo c'è Topolino che spara fuori i mazzi di carte. Il prezzo appunto di questo Topolino è a 6,90, che devo dire ragazzi è un po' in base in linea a quello che c'è, tra virgolette, ho visto che c'è anche di Diabolic dove c'è il mazzo di carte e più o meno la stessa cifra, però tra virgolette Diabolic è una ristampa, il fumetto, mentre ovviamente il Topolino è nuovo, sono nuove le storie tra virgolette. Vediamo un mazzo sigillato, vediamo un po' quelle che sono gli artwork delle carte, molto anche molto rapidamente, chiaramente fatemi sapere ovviamente sotto nei commenti se anche voi prenderete il mazzo di carte o se comunque tipo siete fan di giochi di carte, se ve la cavate. Ad esempio io gioco abbastanza a scala, poi molto a briscola e poi al mare con i miei amici ho imparato un gioco romagnolo che è Maraffa. Ovviamente ragazzi fatemi sapere sotto nei commenti se ci sapete giocare. Comunque è un gioco che si fa con le carte, quelle piacentine, napoletane, insomma chiamatele come preferite, perché è sempre un po' un terno all'otto. Ovviamente ragazzi, grande difficoltà nell'aprire queste buste di carte. Ovviamente ragazzi, a settembre, intanto che cerco di aprire il mazzo di carte, vi ricordo che ci saranno tantissime novità sul canale. Appunto ci sarà tanti video tema Pokémon, ma soprattutto c'è il grande ritorno del Figu con l'album, ragazzi, l'album dei calciatori, per cui restate sintonizzati venerdì perché ci sarà un album, una novità news, un video news. Intanto ho aperto il mazzo ragazzi, vediamo. Questi sono gli assi, c'è l'asso di picche con il nonno Bassotto, poi abbiamo l'asso di fiori con macchia nera, Archimede che se la viaggia con questo asso di quadri ed Eta Beta con l'asso di cuori. Poi ragazzi ci sono le altre carte che sono simili, cioè sono le carte normali, a parte chiaramente il bordo molto bello. La cosa interessante sarà vedere ovviamente le figure, perché chiaramente le figure presentano delle caratteristiche ben particolari. Silvia Zicche sceglie come Jack di picche Filo Sganga, tra l'altro messo nei colori neri, Sgrinfia come Jack di fiori, poi abbiamo Paperino scelto come Jack di quadri, quindi si suppone, secondo me ci sarà come regina, forse Paperina, forse magari Brigitta, e Re Paperone, comunque Pippo, quindi vuol dire linea dei topi. E vediamo adesso le regine. Allora hanno scelto Amelia come regina di picche, scelta particolare, ovviamente Trudy come regina di fiori, quindi quelli del topo, quindi hanno scelto chiaramente hanno scelto linee cattivi, Topolini a Paperopoli per uno rosso uno nero, quindi c'è, cioè, per cui vediamo appunto, Paperina hanno scelto come regina di quadri e Minnie come regina di cuori. I re, c'è Rockerdak ovviamente, c'è Gamba di Legno chiaramente, avendo Trudy, e ragazzi Paperone, re di quadri, molto bello, e poi c'è Super Topolino ovviamente come re di cuori. Qua abbiamo le matte che sono un buon Paperoga e Archimede. Queste sono le carte da gioco d'autore affidate Silvia Zicche, quindi la carta promozionale. Voi fatemi sapere ovviamente sotto qual è il vostro artwork preferito, magari vi rifaccio vedere rapidamente al di là degli assi che secondo me lasciano il tempo che trovano. Vediamoci quelli che sono i Jack, fatemi sapere ovviamente sotto vi piace di più.
Io non faccio il testo perché ragazzi, la mia carta preferita è quella di Re Paperone, ma è un elemento particolare. Queste sono le regine. Pensavo mettessero Brigitta, invece hanno messo Paperina. Un po' particolare come scelta. E qua ragazzi, Re Paperone, poverino, non si vedeva bene. Qua Topo, Topolino, che è un po' un re particolare. Però ragazzi, un mazzo interessante, ovviamente composto dal mazzo nero, che chiaramente qua non ci sono vari giochi di carte, si gioca con nero e rosso, per cui ragazzi un bel elemento di collezione, fatemi sapere ovviamente se lo prenderete anche voi e direi che noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!